Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video vi voglio parlare di come ho fatto a superare l'ansia di esibirmi in pubblico. Lo sto facendo in realtà per tutte quelle persone che magari vorrebbero esibirsi in pubblico, ma non ci riescono perché ci hanno paura. Che poi la paura quando si affronta il pubblico penso che sia più o meno normale, tutti abbiamo un po' di tensione quando dobbiamo salire su un palco, quando dobbiamo tenere un discorso davanti a un po' di persone, tutti siamo più o meno in ansia, però la differenza è che noi, tra virgolette noi, siamo talmente terrorizzati che ci tiriamo indietro, mentre invece altri affrontano la cosa, anche se ci hanno paura. La paura penso che sia normale perché comunque tu una volta che ti esponi non sai, diciamo, come la può prendere la gente, cioè la gente ti può, diciamo, sostenere, ma ti può anche mandare a quel paese perché magari non piaci, quindi non sai quello che può succedere quando ti esponi. Fatto sta, come l'ho superata? Come ben sapete, perché io ve ne avevo parlato in uno dei miei video, ho partecipato a un programma televisivo abruzzese insieme al mio attuale fidanzato. E la prima serata che abbiamo fatto, io non sapevo di stare in diretta, perché questo è un programma che si svolge attraverso la videochiamata, cioè tu chiami questa persona, questo comico televisivo. Lui, se c'è disponibilità, chiaramente ti fa entrare nel programma. Quindi ti vedi. Calcolate che questa persona ha una pagina che solo la pagina calcola 10.000 persone. Però siccome il programma va anche in onda in televisione, quindi le persone che ci avranno visto non oso immaginare quante saranno. Anche perché sì, è un programma abruzzese, però ci hanno visto un po' dappertutto, molisani, ci hanno visto persone dall'estero, dappertutto. Fatto sta che c'è da dire che il mio attuale fidanzato mi ha chiesto il permesso prima di fare una cosa del genere in maniera indiretta, tipo, ma se io dovessi scrivere a C'è posta per te, tu che fai? Ti tiri indietro, ci vieni? Io ho detto ci vado. Quindi mi aveva chiesto comunque il permesso, non è che lui comunque a mia insaputa mi ha fatto questo scherzo, soprattutto perché comunque io sono già abbastanza conosciuta per i video che faccio, quindi per me finire in televisione non è che automaticamente mi vada a esporre, perché pure facendo i video mi espongo, quindi io sono già una comunque che si espone, quindi non è che per dire io non facevo né video né niente, quindi no, assolutamente. Fatto sta che sono stata naturale tutta la sera finché il comico, la persona comunque che conduce questo programma, mi dice: bene, adesso puoi salutare perché sei in una diretta televisiva. Ah, bene. E io tipo, posso sapere quante persone ci stanno guardando? Ma no. Pochissime, calcola che solo sulla pagina ci sono 10.000 persone. Ah, bene. Però mi sono divertita tantissimo a fare questa cosa. Anzi, dirò di più. Io avevo un sentore che stavamo in diretta, in una diretta televisiva, perché anni fa io avevo per caso, perché i miei genitori avevano messo, diciamo, avevano acceso la televisione, c'era appunto questo programma con lui, quindi qualcosa mi ricordavo, però non avevo ben chiaro alcune cose. Quindi io questo programma già lo conoscevo, solo che lì per lì non ci stavo neanche a pensare in realtà. E poi, come sapete, io da sola ho partecipato a un concorso dove il problema non era girare il video, perché comunque girare il video non era un problema, perché come video che ho fatto sul canale per me non sono un problema, perché so che se sbaglio rinizio da capo. Il mio problema sono proprio le dirette, cioè le dirette proprio assurde, cioè per me quello era il mio problema.
Non so se voi sentite quello che sento pure io, ma qua i gatti si stanno a uccidere. Vabbè, non pacificato, ragazzi, perché mo ci sta mia madre e mio zio che sono andati, per fortuna. Quindi non fateci caso, fanno sempre così. Comunque dicevo che il mio problema sono appunto le dirette. Quindi quando dovevo essere intervistata in diretta, lì ho avuto un attacco di panico, perché comunque l'attacco di panico è qualcosa che ti viene quando hai paura di qualcosa e quindi ti fa venire l'attacco di panico, questa cosa. E fatto sta che comunque io per una volta sono riuscita a gestire l'attacco di panico e non fare come facevo in passato. C'ho questa paura, mi tiro indietro. Perché io penso che anche questo, secondo me, sia importante. Non è tanto, diciamo, la paura che fa la differenza, ma l'importanza che noi diamo alla paura. Perché la paura magari ci sta sempre. Però è il coraggio quello che deve essere, quello che deve aumentare. E io penso, diciamo, di far leva proprio su questo punto. Non cercare di sconfiggere la mia paura, ma cercare di crescere il mio coraggio. Ragazzi, se questo video vi è stato utile, mettete un pollice in su e iscrivetevi a questo canale.